questa cosa che cresce dentro di me. L'ho combattuta per 6 lunghi anni. La dottoressa Amaral stava lavorando a una cura per la sindrome da Cronon. Era l'unica in grado di sviluppare il trattamento che poteva arginare la mia malattia. Paul! E Jack me l'ha portata via ora. Come cazzo è possibile, Martin? Dimmi, come hanno fatto a rapirla? Paul, non cedere alla malattia. Sono dalla tua parte. Calma, va tutto. L'hanno presa. Senza Sofia non c'è modo di trovare una cura. Abbiamo fatto il possibile, ma nella Monarca ci sono forze che tramano contro di te. Per me Burke è solo la punta dell'iceberg. Qualcuno deve aver aiutato Joyce. Signore, abbiamo il portatile della dottoressa Amaral. È già pronto se vuole dare un'occhiata. Sì, vado subito. Voglio analizzare i valori di Sofia. Se ha ragione, la frattura si sta intensificando più velocemente del previsto. Tu conosci il futuro. La dottoressa no. L'arca non è ancora pronta per essere attivata, ma lei vuole convincerti a rivedere la tabella di marcia. Perché? Per indurti ad affrettare i tempi e commettere un errore? Potrebbe persino essere d'accordo con i traditori. Impossibile. E vuoi basare l'intero piano su questo? Ti scongiuro, Paul, rimanda l'attivazione. Lasciami risolvere il problema prima che ci sfugga completamente di mano. Come pensi di procedere? Qualcuno stava cospirando contro di me. Una persona molto vicina. Martin Hatch. Sofia Amaral. Potevo fidarmi soltanto di uno di loro. Voglio che venga arrestato. Immediatamente. Signore, ho delle informazioni su Martin Hatch. Per anni avevo seguito i consigli di Martin. Cominciavo a chiedermi se non fosse stato un errore. Io mi fido di Sofia. Non mi ha mai tradito. Io continuo a non fidarmi di lei. Da come guardava la contromisura, credo l'abbia già vista e sappia come funziona. Le ricerche di Sofia mi avevano salvato la vita. Non esiste lealtà più profonda. Ok, dottoressa, è ora di aggiustare la macchina. Ho detto che ci proverò. Le prove giocavano a sfavore di Sofia. Non potevo ignorarle, nonostante quello che c'era stato fra noi. E sapeva che non puoi andare avanti senza quel trattamento. Quindi le ha rubate. Sapeva troppo, si era schierata contro di me. Avrebbe scatenato danni inimmaginabili. I dati di Sofia non ci hanno mai deluso, mi fido di lei. Dobbiamo analizzare i valori e prepararci per l'attivazione del protocollo Arca. Subito! D'accordo. Porto il computer alla sezione scientifica. No, preferisco occuparmene io. Capisco. Signore? Voglio degli uomini su Edge. Controllatelo a vista. Sì, signore. Ricevuto. Abbiamo isolato dei frame dai video di sorveglianza. Abbiamo identificato la complice di Joyce. È Beth Wilder, una nostra agente di medio livello. Lei... cazzo, era con noi sin dall'inizio e sta aiutando Jack. Ora dov'è? Scomparsa. Ma un team di sicari la sta cercando. No. Non possiamo ucciderla. Non ancora. Trovatela. E voglio un rapporto dettagliato. Su ogni mossa di Edge. Non fate cazzate.
Beth Wilder. Era la prima volta che sentivo il suo nome, ma era già stata lì, nel passato. Quando era iniziato tutto. È stata qui tutto il tempo. Ha lavorato contro di me dall'interno. E non è stata l'unica. Ormai le cure sono sempre meno efficaci. Sofia, tu ti preoccupi troppo. Indietreggia piano. Devo entrare nel laboratorio. Mi serve una cosa che si trova lì. Il protocollo Arca. Paul è un uomo pericoloso. Se non lo si tiene d'occhio, la situazione continuerà a peggiorare. Che cos'è che ti spaventa così tanto, Martin? Ti sembro forse così spaventato. È il rapporto della dottoressa Amaral. Le stasi stanno diventando sempre più frequenti. Quello cos'è? È una forma di vita disgregata dal Cronon. Molto ostile. È il dottor Kim. Andiamo! Andiamo! No! No, non farlo! Non farlo! Forza, indossalo! Andiamo! Andiamo! Parlare con Edge. E cosa voleva ottenere, Burke? Non ne ho idea, non so neanche cosa sia il protocollo Arca. È una sorta di rifugio per proteggere alcune personalità chiave della Monarch fino a quando i tecnici non avranno trovato una soluzione. Personalità chiave. Significa che io sarei sulla lista, giusto? Non sotto il comando di Paul Serin. Lui non ha mai compreso il valore dei suoi uomini. Ormai è consumato dai suoi ideali e dalle delusioni. Hai un'idea di quale possa essere il concetto più terrificante al mondo? È l'idea di Dio. La semplice idea di un essere così potente. Uno con la facoltà di prendere e donare il controllo su ogni cosa. Dovrebbe essere temuto, non venerato. Eppure la gente crede in Dio. Esattamente come crede in Paul Serin. Vedi, quello che c'è in Dio che spaventa la gente non è il potere di controllo, ma l'idea che possa perderlo. Paul Serin è uscito di senno, Charlie. Ha scatenato una catastrofe.
Ha la possibilità di rimediare, ma non vuole farlo. Ha scelto di far finire tutto. La fine del tempo. E qui entriamo in gioco noi. Non possiamo permetterci di lasciare il controllo nelle mani di un solo uomo. Ci serve un'assicurazione che risponde al nome di RC. È la chiave per la nostra sopravvivenza e deve restare al sicuro. Ma è impossibile finché l'unico depositario sarà Paul. È chiaro? Una volta ottenuto l'RC, io assumerò il comando e riporterò la Monarch ai fasti di un tempo. Servirà una riorganizzazione, Charlie, un nuovo ordine aziendale che ti vedrà mio braccio destro. E sarei sulla lista? Senza alcun dubbio. Significa che devo ritornare alla Monarch. Un sistema di quel genere può essere violato soltanto dall'interno. È buono. Ho bloccato gli accessi all'isola, ma la cabina idrica sul lato ovest ha un vecchio tunnel di servizio che passa sotto la baia. Nessuno ne sa niente. Non avrai problemi. Il tempismo è essenziale, Charlie. Farei meglio a sbrigarti. Sì. Comandante Davis. Sì, signore. Al laboratorio perimetrale. Dobbiamo procedere. Le stasi sono continue, con una frequenza ancora imprevedibile. Irregolari, ma continue. Servono dati certi. Una volta avviato, il protocollo è irreversibile. Signor Serin, per situazioni simili non esistono certezze. Non abbiamo alcun tipo di esperienza. Quanto manca? Abbiamo eseguito le simulazioni della dottoressa Amaral. Avremo bisogno di una sua conferma, ma... Dimmi soltanto quanto manca. Il campo di Joyce può collassare tra 8 ore. Signor Serin, se ha intenzione di procedere, è il momento di prendere una decisione. Charlie. Fiora. Ehi, amico. Dove stai andando? Avevi ragione. L'avevi detto. Il tempo finirà. E il protocollo Arca è un luogo. L'hanno costruito per proteggersi dalla frattura. L'unico problema è che hanno una lista e chiunque sia rimasto fuori non ha speranza. Ma se riuscissimo a lasciare l'isola, potrei farci inserire in quella lista. Noi tre. Tutte le vie di fuga sono bloccate. Come pensi di fare? So che c'è un tunnel. D'accordo, ma se non stai dicendo la verità, giuro su Dio che io ti... Fanculo! Ne ho abbastanza. Non so perché lo stai facendo, ma nessuno mi obbliga a inserire il tuo cazzo di nome... Cosa gli hai fatto? Non è niente. Ti spiego io perché devi inserirmi in quella lista. A casa ho una moglie incinta. Ed è l'unica cosa di cui mi importi in questo momento. Perciò non provare a ostacolarmi mentre tento di proteggerla, o ti giuro che la prossima volta non riuscirai più a riprendere fiato. Dopo di te.
Mancano 5 minuti, signor Hatch. Vai. Ora ti libererò, amico mio. Vederti relegato qui è insopportabile. È tempo che tu raggiunga gli altri, che ritorni nell'infinito. Di quanti mesi è tua moglie? 3 mesi. Congratulazioni. Siamo sotto la baia. Liam. Tutto a posto? Sì. Sì, e tu? Sto bene. Quando mi prendo... Tutti a terra! Ora! Avanti! No, siamo della Monarch! Forse non mi sono spiegato! Senti! Ho detto a terra! No. Sono io che ho chiamato. Lavoro per Edge. Wincott? Sì. E lei chi è? Lei è un'esperta di Cronon. È importante. Dobbiamo riportarla subito alla Monarch. Per favore. Andate fuori dalle palle. Subito! Sì. Fiona! 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 Stammi a sentire! Ehi! Oh! Pezzo di merda! L'hai ucciso! Cazzo! Ehi! Non sapevo che l'avrebbero ammazzato. Cosa avrei dovuto fare? Sbaglio o siete stati voi a rapirmi? Qui non si tratta di te, Charlie! Che fai? Rubi una macchina? Sparisci immediatamente! No, hai bisogno di me! Ho già avuto quello che mi serviva. È un vizio che ha preso piede. Ma perché non apri gli occhi? Il mondo sta per finire, io sto cercando di fare qualcosa! Contiamo tutti su di te. Vaffanculo!
Un'infermiera, eh? Ora la vedremo. Burke, povero scemo. Lo sai, sarà un piacere uccidere tua moglie. Comandante Davis. Davis e la sua squadra erano in gamba. I migliori della Monarch. Paul. Paul. Paul! Le mie cure sono state distrutte. Ho paura di sì. Lo sai che significa? Tu non lo sai di certo. Che sono un uomo morto! Ed è successo per colpa tua! Jack vuole che io mi consumi. Lui vuole solo vedermi soffrire! Fino alla fine. Joyce e anche la Wilder. La domanda che mi tormenta è... chi li ha portati nel laboratorio di Kim? Lei è tornata. Quando tutti la credevano scomparsa, qualche minuto prima dell'esplosione. Paul. Ehi, Paul. Paul, mi stai ascoltando? Senti, ora che tu capisca chi è davvero, è che questo era il suo regalo da Dio. L'hanno costretta. Quella donna vuole solo distruggere. Quella donna vuole solo aiutarmi. Gesù, ma... guardati. L'uomo più geniale che conosco. Accecato da un amore folle. Paul, che cosa pensi di fare? Io mi fido di Sofia. Ti ha fatto perdere la testa. Non mi ha mai tradito. Cerca di riflettere. Se la frattura ormai è imminente, lo devo solo a lei. È stato avviato. Devo svegliare la mia famiglia. Temo non ci rimanga tempo.
Liam. Ehi, amico. È un sollievo vederti qui. Stavo dicendo alla tua ragazza che eravamo tutti preoccupati per te. Emily. Dobbiamo andare. Andare? Che fretta c'è? Emily. Andiamo. Emily, dammi le chiavi. Dammi le chiavi. No, Emily, ascolta, ascolta, ti prego, ti prego. No. Questo non sono io. No. Non sono io. Ho sempre disprezzato tutto quello. Io sono sempre stato male facendo questo. Ma era la sola cosa che sapessi fare. E quando sono tornato, non ho trovato nulla. Non c'era niente che potessi fare. La monarca ha visto in me un'occasione e mi ha trovato un incarico. Giuro su Dio che non sopportavo di rimanere sempre da solo. E così, tutti i martedì e tutti i mercoledì io scendevo lungo la strada, perché erano le uniche due sere in cui quella barista, in cui lei non era a scuola. Ogni sera pensavo solo a chiederti di uscire, ma ci ho messo uno stramaledetto anno. Emily, se la monarca, se loro mi hanno dato una struttura, tu mi hai dato uno scopo. L'ho fatto solo per proteggerti. L'ho fatto per proteggere noi. La nostra famiglia. Per proteggere la nostra famiglia. Ma Emily, ora devi ascoltarmi. Qualcosa di terribile sta accadendo. Ti spiegherò tutto per strada. Ora non c'è tempo. Dobbiamo andarcene subito. Ti prego. Lascia solo che io possa. Ti prego, lasciami. Io ti protegga. Ancora un'ultima volta. Questo sono io. Sono io. Chiaro? Sì, sono io. Ok? Dobbiamo andarcene. Andiamocene okay. Subito. Bene. Pronto? Sono Pierce, dal laboratorio perimetrale. Signore, ho delle informazioni su Martinich. Voglio che venga arrestato. Immediatamente.
Hai privato il signor Serin della sua unica speranza, la dottoressa Amaral. Questo ti ha reso la sua priorità. Già, me l'hanno fatto capire. La Monarch ha chiuso ogni via di fuga con barricate e blocchi stradali. Dovevo arrivare sulla terraferma, ma non con l'auto. Serviva un nuovo piano. D'accordo, andiamo! Beth, mi serve un passaggio. Qui è un casino. Ok, dove ci troviamo? Ti faccio sapere non appena trovo un luogo elevato per osservare la situazione sul ponte. Potrebbe essere impraticabile.